quell'occasione per il cuore della gente. Stare radio che dà voce alla musica emergente. È una porta senza chiave, da valore fino a poco. È il volume per l'artista che si sta mettendo in gioco. Stare radio è la speranza, stare radio. Buon pomeriggio amici di Stare Radio e bentrovati a un'altra puntata di, appunto, di Stare Radio, questa trasmissione dedicata completamente a quello che è la musica emergente, indipendente, chiamiamole così, senza che i nostri amici artisti si possano offendere, perché comunque abbiamo dato un nome in tutti questi anni di lustro di questa trasmissione, questa piccola vetrina che guarda un mondo che molti altri non vedono tanto. Intanto io sono Salvo Battaglia e vi presento oggi un grande musicista, un cantautore in primis. Lui è Stefano Fucili. Ciao Stefano. Ciao, ciao, un piacere essere insieme a te qui sulle vostre frequenze, chiamiamole così. Sì, sì, che oggi ci stiamo un attimino amalgamando o adattando a quelle che sono le esigenze, ahimè, del web, come si suol dire, no? Quindi certo. Audio, video, telecamere, chi più ne ha più ne metta. Quindi, caro Stefano, credo che il futuro, ahimè, sia anche questo, no? Ahimè, o purtroppo, per fortuna, non so. Ecco, il tuo punto di vista, a proposito, iniziamo da qui. Qual è, a proposito di questa tecnologia usata in questo momento un po' particolare, direi? Ma io sinceramente ho scritto anche una canzone su questo tema nel mio ultimo album che si chiama Una bella giornata. La canzone si chiama 2071 e mi sono immaginato nel 2071, quindi nel futuro, una specie di astronauta che praticamente è l'unico superstite del genere umano su Marte, che ripensa in una base di Marte, che ripensa all'umanità, no? E nel suo ripensare al passato, alle cose belle e brutte dell'umanità, a un certo punto dice che l'unica cosa che forse poteva salvarci era la cultura, l'arte, la musica, la pittura, il cinema, il teatro, no? Perché comunque in questa visione che io non ci auguro, però non auguro al genere umano, perché nel 2071 o avrò 100 anni o non ci sarò più, insomma, praticamente il genere umano non c'è più, ma perché? A causa anche della tecnologia. Quindi non voglio, io sono pro tecnologia, però secondo me dobbiamo ricordarci che siamo umani prima di tutto, quindi la cosa importante è fare una passeggiata in riva al mare, stare con le persone che ci vogliono bene, toccarci, cioè so che adesso dire toccarci mi potrebbero mettere in galera, però, esatto, attenzione, però siamo esseri umani, non dimentichiamoci di questa cosa, al di là di tutte le questioni giustamente di tutela della salute. Ci mancherebbe, Stefano, hai ragione, però la cosa su cui io mi voglio soffermare è una frase che tu hai detto prima, ecco, la cultura ci salverà. È una bellissima frase, la cultura, io aggiungerei anche la musica che fa parte della cultura, ci mancherebbe. Però non credi, è una cosa, come stavo dicendo, che noi ripetiamo da sempre all'infinito, però la ritrovo anche in tutti i manoscritti, in tutti i più grandi libri o edizioni da millenni, voglio dire. Non credi che sia un problema proprio umano questo? Tu intendi cioè che molti grandi, hanno sempre detto la cultura ci salverà, no? Sin da, non so, da 1000 anni fa e pure prima, no? Però ci ritroviamo ancora oggi, dopo 1000-1500 anni, a dire sempre la stessa cosa. Evidentemente c'è ancora molta carenza, molta strada da fare, no? Ma allora, sicuramente nella storia dell'umanità ci sono corsi e ricorsi, no? Quindi voglio dire, situazioni che si ripetono, probabilmente perché poi fondamentalmente l'uomo in realtà è sempre lo stesso, quindi commette sempre gli stessi errori, però ha anche le stesse risorse che poi magari in un modo o in un altro poi riescono a tornare fuori. Nei momenti di crisi hanno anche delle grandi opportunità, no? Di cambiamento, di magari anche di miglioramento, chi lo sa, speriamo.
Speriamo. Allora, noi praticamente circa un mesetto fa esce questo bellissimo singolo che si chiama appunto, tu l'hai anticipato prima, Una bella giornata, che poi è un singolo che dà il titolo anche al tuo nuovo lavoro, al tuo nuovo album. Io ti vedo lì con una bellissima chitarra e chissà, magari ce ne vuoi accennare un pezzettino. Allora, guarda, faccio un altro pezzo. Va bene, ok, va bene. Dentro l'album. Che mi collega a una collaborazione molto importante che ho avuto nel mio percorso musicale, che è quella con Lucio Dalla. Ah, fantastico. Che è stato il mio primo discografico e col quale ho avuto il piacere di poter scrivere anche alcuni brani, tra cui la canzone di cui faccio un accenno adesso, che si chiama Anni Luce, e che lui inserì nel suo album Luna Matana del 2001, che è stato anche recentemente ripubblicato in vinile da TV Sorrise Canzoni, e io ho rifatto in una nuova versione nel mio album che si chiama l'album si chiama Una bella giornata, la canzone si chiama Anni Luce. Anni luce tra di noi, su deserti e mari libici, anni luce senza noi, lampi di guerra, piogge acide, non so adesso dove sei, chissà se mi sentirai, nello spazio perso io mi batterò, schivando le orbite dei mondi, tra meteoriti e soli io ti troverò, e non saremo mai più soli, per mille anni ancora sai. So che tu mi aspetterai, in fondo io lo so che ti ritroverò nel mare grande dei tuoi sogni, perché io mi teletrasporterò da te e non saremo mai più soli. Io mi teletrasporterò da te, saremo 2 millimetri vicini, sì, io mi teletrasporterò da te. Fino a toccarci con le mani, io mi teletrasporterò da te, non ci saranno limiti di spazio né di tempo tra di noi. Che bello, bravo Stefano, sì, conoscevo già questo brano e tu mi hai anticipato su questa bellissima tua esperienza, su questo bellissimo percorso di vita nell'aver conosciuto, collaborato e condiviso questo meraviglioso brano con il grande Lucio Dalla, voglio dire, ecco. Dato che tu ormai hai detto questa cosa, noi vogliamo sapere di più naturalmente, ecco, com'è nata questa collaborazione con Lucio? Ma allora, il mio percorso musicale è molto lungo e praticamente il primo contatto a una certa età, come dico sempre. E il primo contatto è venuto negli anni 90, quando portai addirittura una musicassetta a Samuele Bersani, che in quel momento aveva fatto uscire Chicco e Spillo, prodotta proprio dalla pressing di Lucio Dalla, e lui portò la cassetta negli studi di Lucio, in realtà la portò a Marcello Balestra, che era un discografo che lavorava con l'abbiamo con avuto qui la settimana scorsa, Marcello. Ah, grande! Tra l'altro, Marcello, abbiamo un progetto che si chiama Lucio C'è, molto bello, dedicato a Lucio Dalla, che è un racconto, diciamo, dell'esperienza di Marcello come tecnico discografico accanto a Lucio, con me che faccio alcune canzoni. Fantastico. Di Dalla. Insomma, un progetto che in questo momento è sospeso, ma che cercheremo di portare avanti, insomma, l'anno prossimo. E quindi, insomma, da lì, dopo Lucio ha sentito delle cose, ci siamo conosciuti, insomma, è stato bellissimo poter vederlo lavorare in studio, appunto scrivere con lui, insomma, è un'esperienza unica, insomma, assolutamente lui è uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana e anche internazionale, io direi. Perché comunque, sì, no? Sì, e, lo dico anch'io, l'abbiamo sempre sostenuto, l'ho sempre sostenuto e quindi è così. Io purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo, voglio dire, profondamente o di collaborarci in qualche modo, ma lo incontrai solo una volta qui alle nostre Isole Eolie, che ce l'ho proprio davanti. Lui bazzicava spesso dalle nostre parti, specialmente nel Catanese, Taormina, però spesso in estate veniva a Salina piuttosto che a Panarea. Esatto, esattamente. E quindi mi colpì questo personaggio, poi
a parte il big, la bravura, che poi va bene così, però poi quando vedi un personaggio del genere in atteggiamenti più intimi, nel senso che con poche persone, dove non ci sono, diciamo, i riflettori, ecco lì io credo che ti accorgi poi della grandezza di un personaggio, no? Non trovi? Io direi della grande umanità, perché Lucio, ecco, era una persona che aveva una grande umanità e amava stare in mezzo alla gente, stare con le persone, anche perché poi era un po' una spugna, no? Perché prendeva anche stimoli dalle storie delle persone, cioè solo Caruso gli è stata raccontata, no? La storia gli è stata raccontata, insomma, da una persona che era nell'albergo dove lui alloggiava. E, però sì, del resto quando purtroppo ci ha lasciati, tutti si sono sentiti un po' orfani del vicino di casa, dell'amico, dello zio, ecco. Del fratello, insomma, no? Sì. E anche chi non l'ha mai conosciuto, perché era uno che è di casa. Poi è chiaro, per chi è come me, o comunque come tantissimi, ha avuto l'opportunità di per un po' di conoscerlo, chiaramente è stata ancora più... Ecco, l'ultima domanda sulla parentesi Lucio, che poi ne potremmo parlare per ore, però è giusto che sia così. Ecco, quanto ha influito nella tua carriera musicale, Stefano? Allora, ha avuto un ruolo fondamentale innanzitutto perché mi ha permesso di iniziare il mio percorso producendo i miei primi singoli appunto alla fine degli anni 90 come discografico, e poi come artista sicuramente è una fonte di ispirazione continua, anche grazie al fatto che dal 2012 ho dato vita a un progetto che si chiama Piazza Grande, omaggio a Lucio Dalla, che è un concerto, chiamiamolo tributo, ma non è più un viaggio attraverso i mondi musicali di Lucio, con cui abbiamo fatto concerti in tutta Italia, cantando le sue canzoni dal vivo, le ho quasi vissute di più, e sicuramente anche in questo disco, dove i testi delle canzoni di questo disco, chiaramente io non ho nulla a che fare con Lucio, che è uno dei più grandi, però mi ha aiutato nella scrittura sicuramente a cercare di assorbire le sue canzoni, la sua poesia meravigliosa dei testi che ha scritto. Bene, bene. Allora, detto ciò, comunque ti rinnovo i miei complimenti, perché poi sì, l'incontrare un personaggio, dargli la cassettina, lo hanno fatto in molti, no? Però poi attirare l'attenzione significa che qualcosa c'è. Quindi, voglio dire, non sta solamente nel gesto, nel dare un CD adesso, una cassettina o un file a un personaggio. Ecco, io credo che ci debba essere molto, ma molto di più affinché succedano queste cose. E non è solo fortuna, almeno io la vedo così. Non so tu, ecco, però... Vabbè, per me... un insieme di fattori. Considera che quando la mia cassetta arrivò alla pressing, la stanza dove c'erano gli ascolti era tappezzata di cassette, era completamente, le pareti erano tappezzate, quindi la mia era sulla scrivania, sì. come me, come tanti altri, che insomma... No, ma so, ci mancherebbe. Io ricordo una volta da Massimiliano Pani, a proposito, si parlava appunto quasi dello stesso discorso, nel dare il CD, nel dire ascolta quest'artista. E lui, mi ricordo che senza rispondere, aprì la porta di un altro studio e mi fece vedere questo tavolo, che era un tavolo da cucina per 12 persone, penso, che era stracolmo di CD a 10 piani, cioè ce ne saranno là sopra, ce ne saranno state, non so, 2.000 o 3.000, una cosa del genere. Per cui dico cose impressionanti, ma non solo da lui. Quindi voglio dire, alla fine ti ripeto, sì, il dare il CD, la cassetta, tutto quello che vuoi, ma poi dentro bisogna vedere cosa c'è, se no rimane lì impilato da qualche parte, no? Ecco. Sicuramente se uno sceglie deve essere colpito in qualcosa, no? Una voce, esattamente, una canzone, esatto. Un suono, questo sicuramente. Comunque, chiusa questa parentesi, stavolta definitivamente, ritorniamo a Stefano Fucili, a una delle cose più belle che ha fatto e che mi salta moltissimo all'occhio è il fatto che lui riesce non solo in Italia a esprimersi, a essere in qualche modo ascoltato, ma anche in diverse parti d'Europa, no? Come te lo spieghi, Stefano, che di solito la nostra musica all'estero non è che è così ben vista, o almeno quella italiana vera e propria? Ma allora, intanto devo ringraziare i miei collaboratori, che sono l'etichetta che pubblica i miei dischi, che è la RNC Music di Milano, di Nico Spinosa, di Ross Manica, il mio manager Giordano Donati, che poi mi aiuta a coordinare le cose, e i vari anche collaboratori musicali come Raf Marchesini o Austin Leeds, che è un producer di Miami,
che collaborano con me. Diciamo che in realtà la musica italiana è molto amata all'estero. Io ho avuto la fortuna di poter fare delle piccole tournée in Olanda perché un mio brano andò in uno spot televisivo là alcuni anni fa e ho testato, toccato con mano quanto anche la musica magari non popolare, però incuriosisce e attrae proprio il suono della voce e soprattutto la melodia. Sicuramente nella mia scrittura la melodia ha un ruolo fondamentale, cosa che la musica italiana in questo periodo sta un po' perdendo, perché la trap e il rap, che comunque funzionano, che vengono più per una imitazione dell'America, degli Stati Uniti, dove invece nasce perché i neri, no, delle strade parlano in quel modo lì, mentre forse per noi non è proprio naturale, si sta perdendo un po' la melodia, quando poi noi con tutto il mondo, nel senso, pensiamo a Rossini, pensiamo, e quindi da lì poi nasce la forma canzone, no? La musica napoletana, cioè le canzoni più famose al mondo italiane comunque rimangono Volare, Sole Mio, Caruso. Ecco, appunto. Cioè, e io cerco, ci provo, non so se ci riesco, a mediare tra la musica d'autore, la melodia e comunque anche un vestito moderno, in questo caso anche contaminato dall'elettronica, che quindi risente anche un po' dei suoni internazionali, e forse questa formula sta funzionando, forse anche il mio timbro vocale, tanto che quest'estate la mia canzone che si chiama Bella Bella Bella, che è stata estratta dall'album. Sì, ha avuto un grandissimo successo, ha avuto un grandissimo successo in Polonia addirittura. In Polonia, in Turchia, paesi scandinavi. Ed è stata inserita in tante compilation in Brasile, in Russia, Sud Corea, Singapore, eccetera. Quindi anche l'album di questi paesi, e quindi diciamo sono molto contento, anche perché poi il mio progetto, come hai detto giustamente tu all'inizio, è un progetto indipendente, comunque Rance Music è un'etichetta indipendente, certo. Anche se in realtà in Polonia siamo usciti con Universal, che è una major. Devo dire, in Italia devo ringraziare tantissimo le realtà come la tua, la vostra, e quindi sia le radio, i canali web, sto facendo tantissime interviste che mi danno spazio, a me come tutti gli artisti indipendenti, certo. In qualche modo accendono una lampadina in chi li ascolta, no? Non c'è un appoggio da parte delle radio nazionali, che comunque sono, diciamolo pure, incanalate in dei cliché standardizzati, bloccati, e forse... Non parlo per me, magari la mia canzone a loro non gli piace, ci sta. No, va bene. Però va ci bene. Sono tanti artisti che valgono, che non riescono a passare nelle radio grandi. Una volta non era così. Però all'estero invece il mio pezzo passa in radio in Australia, in Canada, tantissimi paesi. Sono d'accordo con te, perché ho anch'io moltissimi amici, giustamente sparsi per il mondo, che fanno radio, che fanno web radio, tutto quanto, e fortunatamente sono liberi di scegliere la propria tracklist da proporre ai propri ascoltatori. Qua in Italia, come hai detto tu, naturalmente, specialmente sui network, tu speaker non puoi decidere nulla, quindi voglio dire, tutto ciò, secondo me, secondo la mia visione, è tutto sfalsato, quindi anche le classifiche, anche tutto quello che si ascolta, perché non è veramente il pubblico a decidere cosa vuole ascoltare, ma sei tu a farmi decidere, perché se tu mi propini sempre lo stesso pezzo alla stessa ora, è chiaro che prima o poi sto pezzo deve attaccare, è normale, no? Non ho alternative, certo. Non posso ascoltare altro. Certo. Però devo dire, grazie anche all'esposizione, comunque nelle radio siamo... Grazie a questa... quella che stiamo facendo adesso... un riscontro, perché la settimana scorsa l'album è stato il terzo disco più venduto in Italia nella classifica di Amazon Best Seller, quindi comunque poi alla fine un riscontro c'è, quindi insomma per noi anzi è un grande, diciamo, onore, perché è un po' come se fossimo Davide contro Golia, anche perché sopra avevamo primo Renato Zero, secondo Max Pezzali, e quindi per una giornata sono orbitato all'interno
della top 10 dei dischi più venduti in Italia, quindi insomma un... Dai, Stefano, per noi è una bella soddisfazione questa, no? Ecco, voglio dire, specialmente in questo periodo un po' triste, un po' così, no? Diventa una grande soddisfazione per un artista che come te comunque ha fatto della musica il suo stile di vita comunque, no? Quindi hai dedicato una vita completamente. Sì, è una ragione di vita la musica, hai detto bene tu, cioè... la farei comunque un esigenza, insomma, assolutamente. Anche la scrittura di poter anche guardarti dentro, no? C'è una canzone a cui tengo molto in questo disco che si chiama Vorrei, che è un po' una sorta di autoanalisi che mi sono fatto. Dove ho scritto di getto tutto quello che desideravo in quel momento in cui ho scritto la canzone, e mi accorgo che tantissima gente mi sta scrivendo che si riconosce in questo pezzo, no? Vedi l'incredibilità, le canzoni prendono delle strade incredibili a volte. Non l'avrei mai pensato, perché io ho scritto quello che sentivo io personalmente, proprio a cuore aperto. Tantissima gente, molte donne, devo dire anche, si vede che ho una sensibilità femminile, non lo so, si riconosce in questa canzone che si chiama Vorrei. Sì, vorrei, è bellissima, è anche il singolo, Una bella giornata, voglio dire, tratta di comunque di positività. Tu Certo. ci tieni a confermare, ad affermare che comunque la felicità che va tanto cercata molte volte sta anche nelle piccole cose, magari dietro l'angolo e magari tante volte, anzi il più delle volte, non la sappiamo percepire, non la sappiamo cogliere, no? Certo, io penso che in questo momento, in questo periodo, tutti abbiamo anche capito un po' meglio quali sono in realtà le cose importanti nella nostra vita, no? Soprattutto durante il lockdown. Quando magari ci siamo accorti che le cose fondamentali per vivere sono poche, cioè mangiare bene, poter stare se hai la possibilità con le persone a cui vuoi bene, e poi uscire di casa sarebbe per guardare il sole, arrivare davanti al mare. Una delle cose che amavo fare di più durante il lockdown, siccome mi dovevo spostare da una casa a un'altra per vari motivi, era fermarmi anche solo 3 minuti davanti al mare. Ed era Il una mare cosa di meravigliosa. il Io sto mare. a Fano. Abito a Ah, Fano ecco, nelle Marche, ok. e quindi insomma, in quei momenti lì apprezzavi il mare in una maniera incredibile, cioè cosa che comunque tutti i giorni adesso, se voglio, potrei farlo, no? Certo, no, è vero, è vero. Quando ti vietano di fare qualcosa, quella cosa diventa sempre più, sempre raggiungibile, quindi la vorresti perché è proprio vietata, no? Come tutte le cose del resto. Quando ce n'hai in abbondanza non ci fai nemmeno caso, quindi va bene Certo. così. E allora, apprezzare di più quindi la libertà, la felicità, le piccole cose che poi sono quelle che ti fanno stare bene, alla fine il succo di quello che ci vuole dire Stefano Fucili, che noi invitiamo tutti naturalmente a riscoprire o a scoprire quest'artista, chi non l'avesse ancora fatto naturalmente, e alla fine del video di questa nostra video intervista noi ci attaccheremo naturalmente il suo videoclip, quindi lo potrete naturalmente ascoltare da là, e quindi se vi va potete continuare a seguirlo perché ne vale veramente la pena. Stefano, noi In realtà quello che dimmi. manderemo in onda dovrebbe essere video lyrics, credo, quindi il video Sì, con il testo. Il sì, video lo sì. stiamo realizzando proprio oggi, dobbiamo fare delle riprese per chiuderlo, e tra poco abbiamo fatto un lavoro molto particolare con il regista Fanese R.S. Chiaroli, e insomma invito chi vuole di venire magari nei miei social, così lo posterò su Facebook o Instagram, insomma. Fantastico. Bene Stefano, noi ti ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi, è stato veramente un piacere, un onore, mi dispiace che il tempo è minimo, però è andata via quasi una mezz'oretta, quindi va bene così. Grazie Stefano, È grazie stato tuo, davvero. grazie. In Un bocca al lupo per abbraccio. tutto, Alla ciao, prossima. grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Hai presente quando apri il giornale? E il mondo sembra che stia per impazzire. Tra guerre sante e delitti d'amore. Tra i sali scendi della borsa e del cuore. E hai presente quando vai a scuola? Non hai studiato e vieni interrogato. Quando aspetti il volo per la vacanza, all'ultimo.
l'ultimo secondo viene annullato. Ma la felicità è un treno che passa, che passa. Un battito di ciglia e una scommessa, una scommessa. La devi cogliere e prendere al volo, perché poi passa come un missile nel cielo, un missile nel cielo. Ma c'è una bella giornata, la scuola è finita. Io amo la vita, ho vinto la partita. Il sole risplende, sorrido alla gente. Paura di niente, mi sento un vincente. E io canterò, oh, 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 sì, canterò. Hai presente quando arriva la posta? La rata delle tasse o un'altra multa? Quando ti cade in mare il cellulare e la rubrica hai dimenticato di salvare. Ma la felicità è un soffio di vento, è quell'istante in cui si ferma il tempo. La devi cogliere e prendere al volo, perché poi fugge, vola via nel cielo, vola via nel cielo. Ma c'è una bella giornata, la guerra è finita, io bacio la vita, Dio la benedica. Il sole risplende, sorrido alla gente, paura di niente, mi sento un vincente. E io canterò, oh, 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 sì, canterò. Sì, canterò. Hai presente quando perdi l'amore? Non è più vita, tu vorresti morire. Sì, canterò. E guidi affari spenti dentro la notte. E gridi aiuto al cielo acceso di stelle, di stelle, di stelle, di stelle. Ma c'è una bella giornata.